Contrasto alla criminalità e lotta alla corruzione, presidio dei contesti vulnerabili nell'ambito dell'illegalità e della povertà sociale, recupero dei beni confiscati, legalità ed inclusione sociale, oltre al rafforzamento delle competenze del personale di pubblica amministrazione e polizia. Tutto questo al centro del piano di finanziamento PON Legalità 2014-2020, illustrato nella Prefettura di Napoli dal prefetto Alessandra Guidi, direttore generale della Polizia e autorità di gestione del PON Legalità. Mettere il cittadino in condizioni di essere sicuro, di poter cercare il lavoro, di poter trovare il lavoro, di poter girare, come diceva il vicepresidente della regione, indisturbato la sera, senza aver paura di ritornare a casa a una certa ora, di poter insomma essere un cittadino libero, sicuro di fare e di fruire di tutti i diritti e di tutte le libertà che la Costituzione garantisce a tutti indistintamente i cittadini, ovviamente non senza distinzione da regione a regione, ma nemmeno senza distinzione da paese, da nazione ad altre nazioni. Un sistema di tutela che vedrà in primo piano la regione, chiamata a concretizzare il piano. Ascoltiamo il vicepresidente della Giunta, Fulvio Bonavitacola. È una bella collaborazione che si è instaurata col Ministero degli Interni, con la Prefettura naturalmente, e la Regione è ben lieta di concorrere con risorse sul POR 14-20 all'attuazione di questo programma. Per noi legalità significa libertà in primo luogo. Finché un cittadino, soprattutto una ragazza, non può passeggiare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte in una città, vuol dire che la ragazza non è libera come un'altra che può farlo. Intervenuto il prefetto di Napoli, Carmela Pagano. Si cerca di realizzare questo intervento integrato appunto andando a sottrarre i ragazzi da quel rischio che è immanente, soprattutto, ripeto, in alcuni quartieri, di essere nel tempo poi attratti da altre tipo di attività che sicuramente non hanno niente a che fare con la legalità.